Ciao ragazzi, benvenuti a tutti all'aula di oggi. Oggi noi vedremo come cambiare un tema attraverso l'FTP. Spiego subito cos'è l'FTP. L'FTP è l'accesso che vi dà il vostro server quando decidete di entrare in uno spazio web. Quando voi comprate lo spazio web per creare un sito. L'accesso che vi dà il servitore di questo server è per l'appunto chiamato spazio FTP. Non ha niente a che vedere con il login e password di WordPress. Stiamo parlando ora dell'area dove noi viene ospitato tutto quello che ci serve per il nostro sito, quindi l'area di hosting. Quello spazio, quando voi ricevete login e password per entrare in questo hosting, queste sono le qualifiche dell'FTP. Ok? Quindi andiamo a vedere adesso il nostro sito. Il nostro sito per il momento è questo. Ok? Su questo sito noi oggi lavoreremo. Vediamo che all'interno di questo sito abbiamo installato vari temi. Ne abbiamo tre al momento, ok? Che abbiamo usato durante le lezioni precedenti. Adesso invece andremo a caricare un tema attraverso l'FTP. Il mio consiglio è di approfittare e di aprire questo tema con le sue cartelle. In questo caso noi abbiamo la cartella Poseidon, è un tema preso dal sito wordpress.org, dove risiedono molti temi gratuiti e che io consiglio altamente. C'è da dire una cosa importante, che l'ho detto nelle altre due lezioni, ripeto anche in questa: esistono solo tre modi per poter installare i temi. Uno è dal nostro desktop, l'altro è attraverso il sito ufficiale di WordPress o di chi fa temi. Ci sono molti siti che fanno temi sia gratuiti che a pagamento. E il terzo modo, che è quello che vedremo oggi, è giustamente il metodo FTP. Per caricare questo tema, che è Poseidon, all'interno del nostro servitore, abbiamo bisogno di un programma come FileZilla. Okay, che è un programma gratuito che ci permette di passare le cartelle dal nostro computer al nostro servitore, dove noi abbiamo inserito nel nostro spazio web, diciamo, dove noi abbiamo inserito il nostro sito. Okay? Adesso andiamo qui, ho trovato la cartella Poseidon. Prima di passarla nel mio servitore, entro nella cartella Public HTML. All'interno di questa cartella contengono tutti i file di WordPress e se ci sono di altre cose che noi abbiamo. Okay? Questa è la cartella dove poter accessare. All'interno di qui entriamo nella cartella WP Content, dando doppio clic. Qui abbiamo, vedete, abbiamo linguaggio. Per quando si tratta di tradurre il sito, poi vi spiegherò come sia possibile fare questo. Avremo altri tutorial che spiegheranno questo. Andiamo su temi. Ok? Temi, come vedete, abbiamo Fontana, Mandenai e Realistic, che sono i tre temi che abbiamo esattamente qui. Vedete? Molto semplice. Ok? Adesso prendo questa cartella e la butto qui dentro. La butto, la lancio proprio di capa, come si dice dalle altre parti. Okay? La butto qui dentro e aspetto che faccia questo conteggio regressivo per poter essere sicuro che è installato il mio tema. Okay? Adesso andremo a vedere. Una cosa importante: può succedere sia quando installiamo dei temi che possiamo installare direttamente dal sito, dal nostro desktop, ma magari questi temi sono sbagliati. E quindi dà un errore al nostro quando noi andiamo ad apparire il sito, ok?
In quel caso è semplicemente cliccare e disinstallarli direttamente da qui dentro, anche se il sito è stato messo, è stato attivato il tema, non c'è problema, non c'è problema, si può tranquillamente disinstallare, andare poi nell'area temi nel caso ce ne fosse bisogno e attivare un altro dei temi che sta dentro. Se nel caso non ci fossero temi, possiamo sempre usare l'FTP, che è ovviamente la parte dove più ci permette di entrare nel nostro sito WordPress e di gestire in maniera manuale nel caso ci fosse qualche bug all'interno del nostro WordPress. Possiamo, ripeto, reinstallare un altro tema funzionante, anche se non viene attivato, poi lo andiamo a attivare da dentro la cosa di WordPress, da dentro la schermata di WordPress. L'importante è disinstallare il tema errato, se mai ci fosse qualche tema che sbaglia l'uscita o che esce una schermata di errore, l'importante è disinstallare subito quel tema andando qui e cliccando scusate, io ce l'ho in versione portoghese perché vivo in Brasile, comunque di eliminare, ok? Bene, andiamo qui all'interno, vediamo che, accidenti, non è successo niente. No, non è vero. Ecco qua il nostro tema. Nel caso non dovesse apparire o ci siano problemi, fate il logout e ritornate sul sito dopo pochi minuti. Può succedere, a volte vi dice il tema, non so, è un problema, non può essere attivato, questo, quest'altro, non è un problema. Uscite, rientrate dopo 5 minuti, vedrete che vi dà nuovamente l'accesso, ok? Il sistema WordPress è un sistema ben sicuro, che permette di fare molte cose ed è ben affidabile. Adesso abbiamo inserito questo, vediamo qui, il nostro sito è sempre uguale, dobbiamo attualizzarlo. Nel momento che attualizziamo il nostro sito, vediamo che il design è già cambiato. Se non dovesse andare bene e il menu, come ho spiegato nelle altre lezioni, il procedimento è sempre lo stesso, sia per i menu che per i widget. Andare nell'area qui, visualizzare dove c'è, in questo caso vedete è stato attivato automaticamente, ma nel caso non fosse attivato automaticamente, basta andare nell'aspetto dei menu e assicurarsi che questo baffetto sia qui sopra e salvare. E il vostro sito sarà completo. Nel caso dei widget la stessa cosa, se manca qualche widget potete andare all'interno, non lo vedo nei design, c'è sempre qualche widget particolare, c'è sempre qualche opzione, il mio consiglio è sempre di vedere dentro che cosa c'è. Ripeto, se non dovesse andare bene usate il metodo FTP, è quello che vi consiglio, andando nelle cartelle che abbiamo, tornando indietro tema, dentro la WP Content, Themes, e andare a selezionare. Nel caso questo volessimo togliere, adesso voglio mostrarvi un procedimento che può essere utile. Diciamo che abbiamo questo design, ok? Però io adesso decido di toglierlo. Scusate, Poseidon, voglio eliminare questo design, ok? Voglio mostrarvi questa cosa che può essere una cosa abbastanza interessante. Il design, vedete bene, il design è attivo, quindi sto togliendo un design attivo. Vediamo che cosa, quando è già pronto, voglio mostrarvi una cosa che può essere. Questo per darvi un po' di affidabilità anche su WordPress e farvi capire che tipo di strumentazione forte abbiamo, ok? Quindi adesso io accedo al mio sito è sparito. No, non è sparito. Nel caso attualizzo, vedrete che qui non c'è più niente. Vedete? Tutto azzerato. Non ci sono le cose, ma è tutto azzerato. In qualche modo WordPress ci dà la possibilità di entrare in cambio, mettere un altro tema,
salvare e attivare. Ragazzi, il nostro sito è di nuovo salvo. Questo giusto per farvi capire di non andarvene in panico nel caso ci sia qualcosa che non va. WordPress ha un'ottima strumentazione che permette di gestire anche gli errori. Quindi, ragazzi, che dirvi? Con questa fantastica piattaforma, io vi do un forte abbraccio e ci vediamo nelle prossime lezioni. Seguitemi e condividetemi con i vostri amici. Un forte abbraccio a tutti e a presto. Ciao a tutti. Ciao, alla prossima.